Ma credo che i seminari partecipatissimi con confronti molto vivaci, dov'è un luogo della politica in cui centinaia e centinaia di ragazzi e di ragazze con esperti, con giovani ricercatori mettono a fuoco problematiche riguardanti l'economia, riguardanti l'ambiente, l'organizzazione di risposte moderne a problemi complessi, e c'è un clima che è di festa e di approfondimento, una grande tensione culturale. Penso che questa sia la cifra delle fabbriche. Ecco, noi abbiamo parlato con ragazzi di Venezia, di Firenze, di Roma, non solo pugliesi. Da qui, dalla Puglia, sta partendo qualcosa che ha valore a livello nazionale? Sì, la politica ha bisogno di nutrirsi delle domande, delle esperienze, dei talenti di una giovane generazione. Non ha bisogno di giocare con furbizia usando un lessico giovanilistico e proponendo a qualche giovane di fare carriera. Ha bisogno di misurarsi con un'intera generazione, la generazione della precarietà. La politica ha bisogno di sapere che la competizione internazionale si può fare mettendo al centro la qualità, l'innovazione, la ricerca e non lo schiavismo. Ha bisogno di sapere che non si vive nel presente se non si ha un sogno di futuro, e questa generazione scuote dalle fondamenta l'albero della vecchia politica, anche della vecchia politica di sinistra, perché vuole costruire esattamente questa visione del futuro. Ecco, domani si giungerà a una conclusione, si tireranno le somme di questa esperienza delle fabbriche. Ci può anticipare a che tipo di conclusione tirate? Ma conclusione provvisoria, non concluderemo. Cioè, questo è un discorso che si è appena aperto, questo è un percorso che è appena cominciato. Evidentemente il nostro percorso non vuole essere di tipo localistico, vogliamo girare l'Italia perché abbiamo nel cuore un'idea di patria, non la patria falsa delle coccarde dell'inno di Mameli, la patria vera dei diritti dei giovani del sud e del nord, dei diritti dei bambini del sud e del nord. E vogliamo continuare perché l'Italia ha bisogno di buona politica. Siamo assediati dalla cattiva politica, da una politica che puzza, puzza di morte, la politica di Palazzo Chigi, la politica del ministro Tremonti, la politica del colpire al cuore i diritti dei cittadini e i servizi nei confronti soprattutto dei più deboli. Allora noi abbiamo bisogno di buona politica, di una politica che faccia vivere la speranza. Qual è il futuro delle fabbriche? Il futuro delle fabbriche è quello che le fabbriche decideranno. Ora è di continuare, diciamo, secondo la teoria dei cerchi concentrici. La fabbrica di Bari è stata la prima a nascere, è stata un sasso nello stagno e abbiamo visto cominciare a formarsi questi cerchi. Lo stagno ora si è movimentato, c'è la palude nera e puzzolente del berlusconismo e c'è lo stagno del centro-sinistra. Vorremmo noi invece che si vedesse l'onda dell'alta marea, che si vedesse qualcosa che produce cambiamento reale. Grazie.